Ciao a tutti. Le nostre vite stanno cambiando alla velocità del 5G. Con MeTalks facciamo una chiacchierata proprio su questo. Vi portiamo in un MeStore, vi portiamo una storia straordinaria e parliamo di cambiamento, perché siamo convinti che il cambiamento, che è l'argomento più discusso di questi mesi, sia in una certa misura inevitabile. A volte ce lo cerchiamo, a volte ci capita. Se gestito bene, siamo sicuri che ha delle conseguenze positive. Questo è il primo episodio di una serie di incontri che faremo proprio qui. Ci sarebbe piaciuto farli insieme a voi, portare qui tante persone, magari fan di Sofia, perché questa sera abbiamo con noi Sofia Goggia. Però abbiamo sentito il bisogno di iniziare, perché in questo momento c'è bisogno di raccontare storie come queste. Quindi Sofia, benvenuta. Grazie mille per questo invito, sono onorata di poter essere qui con te in questo momento, anche se ci dispiace farlo un po' a porte chiuse, però insomma cerchiamo di fare il nostro meglio. Tra l'altro giochiamo in casa per te, cioè giochi in casa. Assolutamente, siamo qui nella mia Bergamo, esatto. Che ha bisogno di ripartire e quindi è ancora per me ancora di più un onore poter essere ospite stasera. Benissimo, ci fa piacere ripartire da qui. I nostri store sono molto importanti per i nostri fan e anche per le tante persone che ci capitano per caso e scoprono un bellissimo mondo, ed è per quello che abbiamo pensato di portare queste storie qui. Quindi Sofia, in due parole, senza che debba essere io a presentarti perché non avrebbe senso, chi sei? Sono Sofia, sono una ragazza 27enne, bergamasca di indole, ed è con molto orgoglio che porto le mie origini in giro per il mondo sugli sci. E capita ogni tanto che io sci forte, mettiamola così. Sì, sembra proprio di sì. Diciamo che tra l'altro, insomma, ecco, parliamo di grandi cambiamenti. Tutti pensano che per te il momento del più grande cambiamento sia stato il 2018. È stato assolutamente così, perché quando un atleta riesce a vincere l'Olimpiade, che secondo me è la massima espressione sportiva che un atleta potrà mai raggiungere, la vita un po' ti cambia, entri tra virgolette nell'Olimpo, però allo stesso tempo ci sono tanti aspetti che non cambiano. Ma io penso che il grosso cambiamento non sia mai il momento in cui tu raggiungi la vetta, ma è quasi di più il cambiamento lo ottieni al campo base quando decidi di scalare la montagna. Ecco, perfetto, c'è quel momento in cui schiacci il tasto, cambi velocità e decidi che devi arrivare a quell'obiettivo. Esatto, nel momento in cui secondo me ti prefiggi un obiettivo, devi saper prefiggere anche il delineare il miglior percorso per poterlo raggiungere e fare i primi passi, intraprendere veramente questo percorso passo dopo passo è veramente la strada migliore per riuscire ad arrivare alla vetta, almeno provarci. Però veramente io dico sempre che la vetta la si raggiunge con la volontà al campo base. La prima mattina in cui ti svegli e dici farò quella cosa lì. Il cambiamento secondo me arriva per necessità e anche per volontà e esigenza di essere diversi, ma può anche essere proprio solo un propositivo nel voler essere migliori di quello che eravamo ieri come esseri umani. Anche basta un click a volte, invece a volte bisogna, diciamo, non dico forzarlo, ma inseguirlo con più costanza. Ci sono momenti della vita, ci sono momenti in cui si va più lenti e momenti invece in cui il cambiamento è veramente direttamente proporzionale alla velocità in cui accade. La cosa che mi affascina quando affronto storie come la tua è pensare al fatto che comunque atleti di talento ce ne sono tantissimi. Poi quando pensi alle competizioni, però ce n'è solo uno che può vincere in quella determinata occasione. E quando guardi tante competizioni, vedi che c'è qualcuno che riesce a vincere più volte. Cos'è che ti rende quell'atleta lì? Partendo dal presupposto che vorrei sempre essere, sempre di più essere quel tipo di atleta che ha costanza e continuità durante una stagione, durante anche più stagioni, io penso che
a un certo punto della carriera ciò che veramente fa la differenza, più magari rispetto al talento che una persona può avere, un atleta può avere nella fase più giovane della carriera, sia la qualità del lavoro che riesce a mettere sul proprio percorso, unita anche a quel diletto e alla serenità che si crea in un ambito più personale. Penso che sia più l'equilibrio della vita, ma il lavoro comunque va sempre fatto al top e bisogna metterci il massimo di se stessi sempre. Vediamo allora dai qualche immagine che ci hai portato dei tuoi momenti più importanti, dei tuoi momenti di cambiamento, ma anche dei tuoi momenti di vittoria, che poi sono le conseguenze di quei momenti di cambiamento. Volentieri. Allora, qui cosa sta succedendo? Allora, questa era la gara, una gara a Cortina. Il giorno prima io avevo vinto davanti alla Von, davanti alla Schifrin, conquistando il pettorale rosso, ovvero ero appena diventata la leader nella standing della disciplina in discesa libera. Il giorno dopo ho fatto un errore di foga, quasi ammazzandomi sullo Schuss delle Tofane, che è questo passaggio veramente ripido, e ho fatto un salto nel vuoto di 44 metri. Non me la sono vista per nulla bene, però da questo errore fortunatamente sono riuscita a uscirne abbastanza indenne ed è stato una sorta di stop, di riassestamento, veramente mi ha dato la possibilità di ripotermi centrare 20 giorni prima delle Olimpiadi. Quindi in qualche modo è stato un momento di cambiamento, oserei quasi dire positivo, non positivo ma che serviva. Assolutamente sì, è stato un momento in cui ho veramente rischiato la mia incolumità, però allo stesso tempo mi ha fatto percepire con più intensità, con più forza i miei limiti e mi ha fatto capire tante cose di me stessa che poi ho messo in pista nelle due gare preolimpiche a Garmisch prima dell'evento iridato in Corea e poi fortunatamente ho comunque... Grazie a tutto questo sono riuscita a vincere in discesa. Ecco, noi stiamo affrontando un periodo che ci ha imposto dei cambiamenti. Quando succede una cosa del genere, quindi quando succede qualcosa di forte che ti impone dei cambiamenti, il timore è sempre quello che il cambiamento ti mette in una direzione negativa in realtà. In questo caso magari questo fatto poteva lasciarti dentro delle ferite non fisiche ma magari mentali. Come fai a evitare che in quei momenti lì la tua mente vada nella direzione sbagliata? Occorre vedere sempre tutto, anche gli eventi più negativi, nella maniera più costruttiva possibile per poter imparare e poter mettere in campo la volta successiva tutto quello che sei riuscito ad apprendere. Vediamo un altro momento. Questa foto? Questa foto è... Allora, in Corea avevo una Polaroid e ogni tanto scattavo delle foto un po' così a caso e questa era la sera prima della discesa libera. Ho deciso di immortalare uno scatto nella mia camera singola nel resort a Yongseong e questa invece era la mia foto al primo giorno della prima prova in discesa libera, sempre a Yongseon, poi da quel cancelletto. L'ambientamento. Sì. Queste invece le gare preolimpiche a Garmisch, quando io e la Lindsay in partenza guardavamo le altre concorrenti. Lei aveva il 7 e io avevo il 9, però avevo il pettorale rosso perché ero prima in standing di discesa libera. E qua la cerimonia di apertura, momento indimenticabile, eravamo tutti in questo stanzone, tutte le nazioni, e ho fatto la foto con il tricolore nella speranza di poterlo portare in alto. Sembrava che stessi sorridendo dietro. Gli occhi erano quelli della tigre, poi vedremo. L'ho voluta interpretare positivamente allora. Sì. Un'altra Polaroid. Questa invece l'ho scattata a Tarvisio il 2 gennaio, nei giorni in cui io penso di essere veramente cambiata e di essere entrata in modalità, sì, non proprio questo giorno, ma in quei giorni ero veramente entrata in una modalità cecchino che mi ha permesso di concentrarmi al massimo su
tutte quelle cose essenziali da fare per poter essere il più performante possibile alle Olimpiadi. E questo invece era nel villaggio olimpico, perché prima ho disputato il gigante e poi ci siamo spostati a Yongseon, che distava un'ora dal villaggio olimpico, e eravamo in ero in un appartamento insieme a un grattacielo un grosso condominio di 15 piani. Il mio appartamento era proprio l'ultimo, e appena sono entrato ho lasciato le borse in camera e mi sono fatta questa foto. E qui invece ero con Lindsay, sempre nelle gare preolimpiche a Garmisch, dove ha vinto lei in entrambe le gare, e io sono arrivata seconda a 5 e a 7 centesimi. E quando sono arrivata seconda alla seconda gara l'ho puntata e le ho detto: ci vediamo in Corea. Vedo lei molto tranquilla, ma tu molto... E qua invece eravamo a Yongseon e c'era meno 28 gradi, un vento pazzesco, e quindi ci mettevamo... sono protezioni per... Questo è un kinesio tape e ce le mettevamo in faccia per non ustionarci, perché con la velocità 70 km orari dagli sci in gigante e quel freddo veramente rischiavamo di bruciarci la pelle. Beh, insomma, è bello aver visto in maniera anche molto intima alcuni momenti fondamentali del tuo percorso. Mi piace il concetto di scatto con la Polaroid, perché è il congelare un attimo, che è una cosa che ormai non facciamo più, nel senso che soprattutto persone come te, che sono molto esposte mediaticamente, tendono a catturare tutti i momenti, per cui magari il singolo momento perde importanza. Mentre con la Polaroid torni al dire: ok, in quell'occasione è successa questa cosa, ho una storia da raccontare, anche se la foto magari era banale. Sì, e poi anche proprio il fatto di congelare il momento, di immortalarlo e di non poter cambiare, di non poter mettere un filtro alla foto, rende forse proprio quel momento ancora più indimenticabile. Poi tra l'altro io scrivo sempre... non dico quotidianamente, perché ultimamente ho un po' tralasciato, però in quel periodo scrivevo sempre tutti i giorni il mio diario, e infatti quelle Polaroid le custodisco in quel diario nero che poi ho finito qualche mese dopo. E mi piace comunque molto il fatto di poter scattare delle foto che non verranno modificate, soprattutto vederle stampate indipendentemente dal fatto che siano su un cartaceo o sui fogli della Polaroid o della macchina a scatto. Così ho capito. In questo momento comunque non si prescinde dall'avere una comunicazione più always on, perché sono cambiate certe dinamiche, la velocità della connessione. Sai che il 5G per noi è un tema chiave per quest'anno, è stata una di quei cambiamenti che hanno permesso questa modalità di comunicazione. Siamo di fronte a un altro cambiamento epocale con il 5G, per cui ci stiamo divertendo a immaginare come sarà lo storytelling di personaggi come te in futuro. Però ti voglio chiedere adesso: com'è il tuo rapporto con i fan vissuto attraverso i social? Allora, io ho un rapporto, in base al social network che utilizzo, ho un rapporto diverso con tutti i miei follower. Instagram è molto più immediato rispetto a un Facebook, dove magari il follower ha un'età media più alta. Un Twitter comunque anche è immediato, però allo stesso tempo ancora diverso rispetto agli altri due. E io cerco di interagire laddove è possibile con i miei fan, però devo anche essere sincera, il mio tempo è abbastanza esiguo, e nonostante la velocità di comunicazione che questi social ci impongono oggigiorno, cerco comunque sempre un po' di riservatezza, anche un po' per proteggermi, ma allo stesso tempo di interagire per dare qualcosa al mio follower, che magari poi durante le gare mi seguirà con ancora più incitandomi ancora di più. Tra l'altro ho sentito dire che hai dei fan di un certo livello. L'ultimo di cui ho sentito parlare, ma a proposito di piattaforme social,
Ma sì. Possiamo nominarlo? Ma no, no, lasciamo perdere. Ma sì, ho fan abbastanza in tutto il mondo, come fan base, anche in America sono messa abbastanza bene. Non faccio grandi numeri ancora, però insomma il futuro e la propria immagine è su queste piattaforme, quindi occorre sviluppare un percorso ad hoc per poter essere sempre al passo con i tempi e a rispecchiare la velocità dei cambiamenti. A proposito di velocità, la sfida che porrò a tutti i nostri ospiti è questa: lo passeresti adesso un giorno intero in 3G? Allora, mi piacerebbe passare delle giornate proprio senza telefono, senza G. Perché secondo me quasi adesso il vero lusso è non essere raggiungibile a volte, però quando ho bisogno per lavoro di avere il telefono in mano e non mi prende il 4G, faccio fatica, e ormai è qualcosa a cui tutti ci siamo veramente abituati e senza cui non vivremmo quasi più, perché adesso tutto è talmente immediato, è quasi inconcepibile. Ma se dovessi mandare adesso un messaggio a qualcuno in America, arriva istantaneamente, e questa è la direzione dal futuro. Ecco, spesso facciamo fatica a percepire questo tipo di cambiamenti tecnologici, e la piccola provocazione che pongo è per far capire che in realtà il 5G, che è il tema grosso di cui parliamo quest'anno, che alcuni percepiscono come semplicemente un aumento della velocità, in realtà porta dietro tutta una serie di possibilità che non siamo ancora riusciti a immaginare. Io soprattutto anche a livello ospedaliero ho letto parecchi dossier, e quindi assolutamente su alcuni aspetti sarà fondamentale, soprattutto anche per le grosse infrastrutture anche statali. Dall'altro lato, secondo me, le velocità del telefono ci abituano a un ritmo di vita talmente frenetico che quasi ci dimentichiamo di vivere, però assolutamente bisogna saper utilizzare tutti i mezzi in maniera consapevole e per produrre qualcosa di veramente buono e costruttivo. Il punto è proprio quello, secondo me, che non dobbiamo essere schiavi di questo, di qualsiasi tipo di tecnologia, ma dobbiamo cogliere le possibilità, esatto, in più che bisogna sapere ci sfruttare tutto, senza però essere schiavi o troppo dipendenti, indipendentemente che sia il 5G o un determinato telefono o una determinata tecnologia. Cosa diresti adesso ai tuoi fan che non riescono a immaginare il loro futuro, perché magari sono in una situazione difficile dopo quello che è successo, o perché magari non hanno mai trovato lo stimolo giusto? Cosa gli diresti per fare in modo che anche loro schiaccino quel tasto, comincino a cambiare velocità e riescano a riuscire a immaginare un futuro di guardare nel proprio cuore e capire il loro desiderio, delineare il percorso e iniziare a percorrerlo? Perfetto, vedere l'obiettivo e iniziare a lavorare per raggiungerlo. Quindi. Assolutamente. Grazie Sofia, è stato un piacere fare questa chiacchierata con te in un Mistor, nella tua Bergamo, tutto perfetto, alla prossima occasione. Grazie, è stato un piacere, onore mio, e spero di vedervi in un Mistor e poter fare uno speech pubblico. Speriamo prestissimo, grazie a mille. A presto, ciao.